inaugurato questa mattina l'anno sociale 2023-2024 del neonato Key Club Artistico Bonachia, un club service agganciato al Kiwanis Club Sciacca Montecronio, formato esclusivamente da giovani e precisamente da 64 studenti delle classi quarta e quinta A e quarta e quinta B del liceo artistico Bonachia di Sciacca. Saranno loro i protagonisti di una serie di attività di volontariato, solidarietà e beneficenza. Key Club Artistico Bonachia altro non è che una costola del Kiwanis, dunque il club service apre ai giovani, apre agli studenti. Sì, il nostro club è il club Sciacca Montecronio, con questa nuova iniziativa dell'apertura sul territorio e con la formazione, anche con la collaborazione delle istituzioni, apriamo ai giovani nel mondo del volontariato e nella speranza che questi anche nel tempo possano far parte del club delle persone più adulte. È un motivo di ringraziamento nei confronti della scuola, dell'istituzione e anche degli alunni che partecipano a questa iniziativa. Il direttivo del Key Club Artistico Bonachia è composto da Domenico Orsi, presidente, Davide Di Fisco, vicepresidente, Emanuele Verde, tesoriere, e Roberta Catanzaro, segretaria. Una prima iniziativa coinvolgerà i ragazzi già oggi pomeriggio. A novembre saranno poi loro a parlare gli studenti delle scuole medie di alcuni grandi temi di attualità come bullismo e cyberbullismo. A dicembre i ragazzi del Key Club Artistico Bonachia saranno poi impegnati in una serie di mostre a scopo benefico di manufatti da loro realizzati. Domenico Orsi, per voi oggi inizia una nuova esperienza all'insegna della solidarietà e del volontariato. Sì, oggi finalmente parte questo club, l'anno scorso già è iniziato con la creazione, quest'anno speriamo di passare una bella esperienza. Ringrazio il professore Pisano e tutti i membri del club e niente. Già sarete impegnati oggi pomeriggio in un'iniziativa di solidarietà? Sì, pomeriggio nelle cartolibere di Sciacca, un gruppo andrà dal Russo in un mio video e un gruppo sarà qua sopra da Randisi e consegneremo materiale scolastico, cercheremo di raccogliere il più materiale scolastico possibile da donare poi in beneficenza o persone che hanno bisogno. Si realizza un progetto avviato lo scorso anno tra il Kiwanis e la precedente dirigenza scolastica del Bonachia, un progetto proposto dall'advisor Francesco Pisano e accolto con grande entusiasmo dal nuovo dirigente Leonardo Mangiaracina. Oggi è il primo giorno ufficiale del nuovo anno sociale per i ragazzi che già l'anno scorso avevano dato con entusiasmo l'adesione alla fondazione di questo Key Club, che li vedrà impegnati in un lungo percorso che inizia quest'anno e spero si concluda il più in là possibile, per svolgere attività di volontariato nel territorio che li aiuteranno a formarsi personalmente e anche a essere di aiuto e di esempio alle nuove generazioni, i bambini e i ragazzi delle scuole medie e delle scuole elementari che andranno a crescere. Quindi per loro sarà un'esperienza formativa ma anche di crescita sia loro personale che di esempio per gli altri. Quindi posso solo ringraziare i miei ragazzi che hanno aderito a questa iniziativa. Quello del volontariato è una delle iniziative più formative per i ragazzi, che escono fuori da quel guscio, no, in cui i social tendono a chiuderli e che invece si aprono alle necessità del territorio, alla conoscenza del territorio, ad imparare a esercitare quelle competenze, perché la parola competenza significa competere, cioè andare con gli altri e fare in modo che la loro crescita umana, didattica, sia un'esperienza a 360 gradi. Come scuola ci crediamo, questo progetto io l'ho trovato già, diciamo, in preparazione, vi ho aderito con grande entusiasmo, oggi abbiamo posto la prima pietra.